con te. Hai posto la tua mano su. Alleluia, alleluia, alleluia.
Abbiamo ripetuto ancora nel nostro tempo questo atto di fede e di omaggio al Signore e alla Vergine Maria. Noi nel Vangelo, vedete, non troviamo il racconto che ci descrive l'incontro di Gesù con la Madonna, ma abbiamo ascoltato nel Vangelo della Messa che Pietro e Giovanni vanno al sepolcro per vedere la tomba vuota. Ma la nostra fede, la fede del popolo di Dio, ha conosciuto, ha scrutato i segreti del cuore di Dio e quindi ha capito che il Signore risorto non poteva privare la sua madre della gioia della risurrezione. Il Cristo si mostra anche alla Vergine Maria, a lei che ha partecipato con il dolore, con le sue sofferenze, anche alla sua passione. E allora questo incontro di gioia, questo incontro di fede che ci vede così numerosi partecipi in questo giorno del Signore, ci invita ad essere anche noi gioiosi nella fede, anche se il nostro tempo, lo vediamo ogni giorno, spesso di più, si dimostra sempre un tempo minaccioso, con difficoltà, con sofferenze. Lo vediamo a livello nazionale, ma lo vediamo anche a livello della nostra realtà, della nostra vita. Allora questo incontro di gioia e di amore di un figlio con la sua madre ci spinge anche a noi ad essere gioiosi, testimoni della risurrezione. Sapere che nel mondo non siamo chiamati solamente a soffrire, che la sofferenza non è la fine di tutto, che la morte non è la fine di tutto, ma la vita, la salvezza ce l'ha acquistata il Signore nostro Gesù Cristo. Allora viviamo con questi sentimenti, viviamo con questa gioia e questo l'augurio che il Signore oggi ci dona e questo l'augurio che anche noi rivolgiamo a tutte le persone che non ci sono oggi nel nostro paese, che sono lontane.